Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema della diplomazia della Santa Sede è un tema tanto affascinante quanto complesso e complicato, però sempre di estrema attualità, soprattutto in questa fase di conflitti, non solo in Europa, ma anche fuori dall'Europa e noi. Per la verità, la guerra che poteva sembrare ormai essere un tabù acquisito, almeno in Occidente, in realtà non si dimostra essere tale. Perciò ho accolto con molto favore il numero quasi intero speciale dedicato da una rivista specializzata in diritto canonico e in diritto ecclesiastico. La mostro in favore di Telecamera perché lo dico agli ascoltatori di Radio Radicale, c'è una versione audio-video di questa nostra conversazione e trasmissione, Ephemerides Iuris Canonici, il fascicolo 64 del 2024, fascicolo 1 dell'anno, dedicato appunto in gran parte allo studio della funzione internazionale della Santa Sede del Vaticano e della Chiesa, dizioni che comportano cognizioni, entità diverse, chi lo sa. Chi segue la mia rubrica settimanale Rassegna Stampa Vaticana ormai lo ha imparato molto bene. Allora, per parlare di questo fascicolo, ho chiamato quattro accademici di formazione culturale diversa. Innanzitutto chiamo professoressa Simona Beretta, che saluto. Benvenuta a Radio Radicale, professoressa. Grazie dell'invito. Ordinaria di politica economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Corretto. Grazie. Poi la professoressa Monica Lugato. Benvenuta anche a lei, professoressa Lugato. Grazie molto per l'invito. Buonasera a tutti. Ordinaria di diritto internazionale all'Università LUMSA di Roma. Poi professor Andrea Pin. Benvenuto, professor Pin. Grazie a voi, buongiorno, buon pomeriggio. Ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Padova, tradizione del diritto pubblico e del diritto pubblico comparato molto, molto importante. Recitare due nomi, Livio Paladin e poi anche, beh, ce ne sono anche altri, ma adesso preferisco non citare quelli vivi. Cito il professor Livio Paradin perché è stato uno dei costituzionalisti prediletti da Marco Pannella. È scomparso dopo aver presieduto la Corte Costituzionale, aver dato anche un bel sunto sulla breve storia della Corte Costituzionale. È scomparso prematuramente, però un professore lo cito, Mario Bertolissi, costituzionalista di vaglia sicuramente. E poi saluto il dottor Costantino Matteo Fabris, benvenuto anche a lei, dottor Fabris. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per l'invito. No, ricercatore, dottore, ricercatore di diritto e religione, la nuova dizione, però io preferisco dire di diritto canonico e diritto ecclesiastico. Allora, professor Pin, questo volume si apre, lo dico, lo chiedo a lei perché diciamo si attiene molto, però anche l'internazionalista, professoressa Lugato, può dire qualcosa. Questo volume si apre un po' con la mozione d'ordine, cioè il testo di Stefan Mückel, che parla un po', ci illustra della storia delle relazioni internazionali. Stefan Mückel è ordinario presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, l'Università del Riferimento dell'Opus Dei. Fa un po' un excursus dell'inserimento della Santa Sede nell'ambito del contesto, del concerto internazionale a partire dall'inizio del XX secolo. Possiamo dare così a mo' di sintesi, di abstract, due o tre punti fermi, Pin, su questo contributo del professor Mook? Senz'altro, molto volentieri, grazie.
I punti di riferimento intorno ai quali mi sembra utile concentrarci sono questi. In primo luogo, l'entrata nella modernità, nella postmodernità da parte della Chiesa Cattolica, in particolare della Santa Sede, è segnata dalla necessità di inventarsi all'interno di una continuità. Un tratto comune che parte appunto dalla presa di portapiede e così via fino ai giorni attuali della Chiesa sembra essere quella della ricerca della pace e dell'impegno della pace. Infatti è un tema trasversale che trovate all'interno di tutti i contributi. Vedo i miei colleghi qui, ma anche gli altri che non sono qui, mostrano come la Chiesa si sia spesa, non sono apologetici in questo, ma molto documentati, nel senso che mostrano come la Chiesa si sia spesa innanzitutto sul tema della pace, non solo tramite le encicliche, ma tramite anche l'attività diplomatica e interlocuzione sul piano internazionale ai livelli più diversi. E questo è un dato, per così dire, di continuità all'interno delle grandi discontinuità che mostra. In primo luogo, la necessità di inventarsi da parte della Chiesa perché quando cade lo Stato pontificio deve reinventare la propria articolazione tra Santa Sede, Stato, Città e Vaticano, questione sulla quale interviene non solo l'articolo di cui parlava lei, ma anche in particolare di Monica Lugato. E poi mostra come l'impegno nel riallacciare le relazioni internazionali da parte della Chiesa abbia due fronti. Da un lato, un fronte naturalmente di tutela, di apertura di spazi di libertà per i cattolici. Questo puoi immaginarlo se passiamo attraverso le varie fasi, no? Quelle della guerra fredda, ma prima ancora quella legata al nazismo e poi c'è tutto il fronte cinese, per così dire, che balenano comunque all'interno dell'articolo. C'è anche la necessità da parte della Chiesa di aprirsi delle vie diplomatiche su più fronti. Questo è un articolo che emerge anche nel lavoro di Arrieta, questo è un aspetto che emerge anche nel lavoro di Arrieta, che riguarda la componente diplomatica. È un tema che mostra come all'interno delle relazioni internazionali la Chiesa abbia sempre pensato in due termini: da un lato, in termini di tutela naturalmente dei cattolici, dall'altro lato in termini di promozione della pace. Questo è un elemento su cui non so se i colleghi vogliono intervenire, ma sicuramente diciamo, è un tratto fondante del pezzo di cui lei parlava e si vede anche come viene declinata questa attenzione. Se alla fine, quando cade il papato, quando cade lo Stato Pontificio, il problema è di trovare una nuova agency, cioè come la Chiesa può esprimersi dopo che è caduto il territorio. Poi si passa alla prima guerra mondiale, tutti i tentativi di pacificazione, la negoziazione di una nuova relazione con lo Stato italiano che ospita la Chiesa in un certo senso, e poi di nuovo il tema del nazismo, cosa fare nei confronti del nazismo e comunismo, tutta la fase della guerra fredda con i focolai diversi che esplodono in varie parti del globo, in particolare in America Latina, fino poi alla fine della guerra fredda, la nascita di nuove relazioni. Sicuramente il Concilio Vaticano II e tutta la teoria della libertà religiosa che prende quota e, come dicevo, c'è la pagina aperta della relazione con le nuove potenze globali come la Cina. Questo insunto, in estrema sintesi, anche brutalizzando, se vuole, il contributo dell'autore. No, direi, beh, ovviamente quando si fa una sintesi si brutalizza e voglio anche un po' brutalizzare quel testo di Mückler, che ha un pregio nel senso che anche se non lo dice in maniera esplicita, riaffiora una caratteristica comune tra quello che è stata l'attività della Santa Sede nell'epoca, nei periodi, negli anni di guerra con quelli attuali, cioè il ruolo della Santa Sede finisce per essere quello di un ruolo umanitario sostanzialmente. La Santa Sede nel gioco delle potenze, di Riffo o di Raffa, il Papa non tocca palla e ce lo dimostra anche i due conflitti, è quello panortodosso in Russia e in Ucraina, anzi potremmo dire adesso, in vista l'invasione, si fa a gara chi invade chi. Di più, e sia quello interreligioso nel mondo, nel Medio Oriente.
Il secondo aspetto però, ecco, un po' critico, è che Mucl riferisce ancora come strumento della modernità il concordato come strumento giuridico. Ora, storicamente, e qui nel testo è ben delineato, Mucl delinea una serie di concordati fatti soprattutto nel periodo di Giovanni Paolo II, che è il Papa protagonista della terza ondata della democratizzazione con paesi che sono di regime non democratico, di democrazia non matura. Credo che nel periodo della democrazia matura, uno Stato che abbia un sistema politico che abbia acquisito ormai storicamente la democrazia, probabilmente il concordato sia uno strumento da ripensare a favore di intese su temi specifici, avendo come modello l'American Way of Faith, cioè quello degli Stati Uniti d'America, dove c'è una libertà di piuttosto che una libertà da. Sarebbe stato utile la presenza dell'autore per discutere di questo, ma non è detto che non lo si faccia. Però voglio mettere subito in discussione il contributo di Simona Beretta della Chiesa Cattolica nelle istituzioni internazionali, indicazioni per lo sviluppo umano integrale. Professoressa Beretta, qual è la tesi del suo contributo? Ma in realtà io, non essendo una canonicista in nessun modo, ed essendo invece, come dire, impegnata nel tentativo di un dialogo tra la dottrina sociale della Chiesa e le discipline economiche, in particolare i temi dello sviluppo, che sono le cose di cui mi occupo, ho cercato di mettere a fuoco una massa di informazioni la più accurata possibile su quale ruolo o quale originalità, se vogliamo, ha la Chiesa Cattolica nella sua presenza a proposito del tema dello sviluppo. Devo dire che uno degli slogan più famosi di una enciclica del 1967, che è la Populorum Progressio, è lo sviluppo dei popoli e il nuovo nome della pace. Ora, sono passati tanti anni, ma continua a essere così e non è uno slogan vuoto, è uno slogan che è capace di dare corpo a impegno quotidiano che, come dice lei, ha una dimensione umanitaria, certamente. Direi che il perno della dignità umana, ho cercato di far emergere nella mia trattazione, il perno della dignità umana che è stato così importante nel dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale per fare, insomma, per creare un confuso consenso, confuso finché si vuole, ma certamente consenso, sull'importanza della difesa, dell'affermazione di un principio che è il riconoscere la dignità umana come punto di partenza. Quindi operativamente ha tantissime implicazioni. L'aspetto originale, credo, della posizione della Chiesa Cattolica è che elabora un pensiero per cui quando anche si sta guardando al bene della singola persona, sviluppo di ogni uomo e di tutti gli uomini, questa è l'idea di integrale, non si distingue, si distingue ma non si separa il micro dal macro. Qui chiedo scusa, ma viene fuori il mio expertise. Cioè, in economia abbiamo micro, macro, tendiamo a usare l'una o l'altra degli sguardi, ma sappiamo benissimo che non c'è un micro senza un contesto, così come non c'è un contesto senza le azioni deliberate degli attori individuali. Ecco, Beh, questo è anche. coerente, professoressa, con il concetto di persona e di popolo, cioè la Certamente. dicotomia che è tipica di un certo costituzionalismo non può esserlo di una teologia politica, che chiamo così, che naturalmente non distingue l'individuo o la persona, per meglio dire, dal popolo. Le persone sono, il popolo è una somma di persone, ciascuno con i propri bisogni. Certamente, questa dimensione relazionale costitutiva della persona e quindi costitutiva
del contenuto concreto di cosa significhi dignità implica che la persona va difesa non solo come isolato individuo, ma come perno di una serie di relazioni che vanno dal molto vicino al grande, al grandissimo. Non è un caso che per parlare del mondo il linguaggio della Chiesa Cattolica spesso usi l'espressione la famiglia dei popoli, con l'idea che certo i popoli sono tanti e nello stesso tempo c'è il riconoscimento ultimo della umanità dell'altro come perno di qualunque presa di posizione. Questo è un po' il. La segno, professoressa Beretta, posso dirle che mi aspettavo da un economista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che, diciamo così, affrontasse un punto dolente, perché il rapporto dei pontefici con il sistema capitalistico, considerato nel mondo occidentale come simbiotico con lo sviluppo della democrazia costituzionale. E noi abbiamo un'evoluzione da questo punto di vista. Mi fermo a Giovanni Paolo II e a Papa Francesco. Se già Giovanni Paolo II, nella Laborem Exercens, ma anche nella Sollicitudo Rei Socialis, parla di una sconfitta del comunismo, ma nello stesso tempo non di una vittoria, come pensa Francis Fukuyama, dei sistemi liberali, tuttavia non è così critico nei confronti del sistema capitalistico, pur denunciandone alcune, diciamo così, storture, perché è consapevole che la democrazia si sviluppa nei paesi storicamente, o almeno in Occidente, capitalistici. Mentre Papa Francesco questa conseguenza logica fondata sulla storia non c'è, c'è una critica tout court del sistema capitalistico, come del resto anche del populismo, senza dei distinguo, che insomma c'è anche un'economia capitalistica civile, l'economia civile, non so che all'Università Cattolica del Sacro Cuore si studia molto, no? Avete pubblicato anche un dizionario dell'economia civile. Ecco, mi sarei aspettato che lei fosse entrata un po', con il coltello nella ferita. C'è anche questo, c'è anche questo. Ma direi che da questo punto di vista, la storia certamente è una storia di tentativi, Credo che quando ci sono questi pronunciamenti ecclesiastici, ci sia da un lato il desiderio di comunicare le cose che realmente contano, dall'altro la certezza che insomma non tutti la pensano uguale e non sempre, però vorrei per esempio ricordare che le parole più svernicianti, terribilmente giudicanti il mondo capitalista vengono già nel 1930. 1,32 nella quadragesimo anno, dove il Papa parla dell'imperialismo internazionale del denaro, dove i potenti chiamano patria là dove sono i loro interessi. Beh, su questo qui diciamo che Papa Francesco lo sottolineerebbe. Però, professoressa, il quadragesimo anno va anche contestualizzata, è un Tutto va, periodo in cui esatto, tutto va con gli Stati contestualizzato. Uniti, la Santa Sede, il Vaticano, il Papa e gli Stati Uniti hanno due visioni, tra l'altro non ci sono, sono state interrotte le relazioni Non c'è diplomatiche e dubbio, non quindi c'è è una, dubbio. non dirò che è polemica, però Si può polemologica un dire, po' si può sì. dire, si può dire certamente polemica. Devo dire che certamente Giovanni Paolo II è stato molto divulgato come amico del capitalismo, certamente aveva vissuto sulla sua pelle le gravissime violazioni dei diritti e della dignità umana del paese in cui aveva vissuto e dei paesi. Quindi non c'è dubbio che quello è un passaggio. Però leggendo accuratamente, per esempio, la Centesimus Annus, è chiaro che c'è un passaggio in cui si dice entrambi i sistemi
soffrono di una grave riduzione di carattere antropologico. Giovanni Paolo II è essenzialmente un filosofo e quindi Sì. questa dimensione antropologica era la cosa più importante. E su Però questo. quella visione, professoressa, quella visione antropologica era legata al fatto che il sistema comunista non rispettava l'uomo e il sistema capitalista non lo Pure. rispettava In perché altro accettava modo, l'aborto, accettava ma non l'eutanasia. è solo, no, non è solo, non è solo, non sono solo questi temi morali, sono proprio anche i temi di che cos'è l'economia. Su questo, per esempio, Benedetto, che ha per molti versi continuato la tradizione di pensiero di Giovanni Paolo II, ognuno a modo suo, cioè gli stili e anche i contenuti sono abbastanza diversi, però Benedetto ha questa sottolineatura forte che non c'è economia senza gratuità, che non è fare il pietismo degli obiettivi socialmente rilevanti a posteriori, è un ripensamento radicale di cos'è Voglio l'economia. però rilevare, professoressa, che durante il pontificato di Giovanni Paolo II e di Joseph Ratzinger escono in Europa, in modo particolare in Italia, studi come quelli di Paolo Prodi o di Giacomo Todeschini o di Paolo Evangelisti che affrancano una certa visione da una certa visione pauperistica e francescanesi. E ritengono che la critica alla cupidigia del denaro, più che all'uso del denaro stesso, allo sviluppo del denaro stesso. Però queste sue considerazioni sintetiche, ovviamente, professoressa, rendono chiaro l'impegno della Chiesa, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi, sul tema dell'economia, non considerato secondario rispetto alla politica. Lei poi che insegna politica economica, ovviamente, sto Questo parlando è. della corda in casa dell'impiccato. Riferimento con la professoressa Beretta abbiamo cominciato a parlare della presenza concreta anche nelle istituzioni del rapporto tra la Santa Sede e gli stati, no? Ma è importante anche la relazione tra la Santa Sede e gli organismi sovranazionali, in primis l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Professoressa Monica Lugato, il suo contributo, un contributo molto ricco anche di riferimenti bibliografici. Devo violentare il suo intervento cercando in 5 minuti di spiegarci un po' la tesi della sua ricostruzione, le relazioni fra la Santa Sede e le Nazioni Unite. Va bene, Però, grazie. Sì, però. no, non sentivamo il suo, doveva accendere il microfono, lo ha fatto benissimo. Dunque, l'obiettivo che ho cercato di perseguire è stato quello di dare una lettura internazionalistica di questa posizione che la Santa Sede detiene, che è quella di osservatore permanente presso le Nazioni Unite. E questa lettura internazionalistica, diciamo, si è sviluppata su due fronti. Uno, quali sono i contenuti, a parte le origini, da lì. Direi che è molto collegato quello che io dico, non solo a quello che scrive Stefan Mucle, ma a quello che scrivono in moltissimi, cioè che questa partecipazione della Santa Sede alle Nazioni Unite è uno sviluppo coerente con l'attenzione per le relazioni internazionali che la Santa Sede ha sempre avuto. Vedo difficile che la Santa Sede avesse potuto prendere una posizione diversa che non quella di trovare il modo di assicurarsi una partecipazione alla massima organizzazione internazionale mondiale, l'unica che ha universalità non solo di partecipazione ma anche di fini. Quindi, primo aspetto è stato quello di andare a vedere, a scandagliare quali sono i contenuti di questa posizione, e questo serve in particolare per non cadere nell'equivoco, almeno secondo me, di considerare che la posizione di osservatore è un minus rispetto alla posizione di membro.
Perché, date le caratteristiche della Santa Sede, che non è uno Stato, per quanto sia qualificata Stato, non membro osservatore permanente, ma è uno Stato sui generis, diciamo così, uno Stato nuovo, come lo ha definito Francesco Bonini, dicevo, date le caratteristiche della Santa Sede, invece questo ruolo di osservatore permanente si attaglia, secondo la mia analisi, naturalmente sommessamente, che sommessamente propongo, molto bene a quelli che probabilmente sono i fini che la Santa Sede persegue attraverso la sua partecipazione alle Nazioni Unite. E questo naturalmente si lega a che cosa? Alla specificità della missione della Santa Sede, che è, prima di tutto, si esprime attraverso una potestà morale e spirituale. E quindi alla quale consegue direttamente la posizione di terzietà, di estraneità alle competizioni fra stati, che una posizione di membro avrebbe inevitabilmente diciamo, pregiudicato. E come diciamo, sottolineatura del fatto che questa posizione non è da considerare, questo status della Santa Sede non è da considerare una diminuzione rispetto allo status di membro, io direi che mi sono sembrate interessanti due cose. Uno, che naturalmente dov'è che si esplica maggiormente la partecipazione della Santa Sede, almeno per quello che ho potuto, diciamo, su cui mi è sembrato di poter riflettere, nella partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale. E nell'Assemblea Generale c'è da tener conto che diciamo, la modalità di adozione degli atti dell'Assemblea Generale molto spesso è una modalità che è quella del consensus. Allora, la partecipazione al consenso si è aperta tranquillamente alla Santa Sede come a tutti gli altri stati, perché è una formazione della volontà collettiva senza voto. Quindi è chiaro che anche l'osservatore ha tutta la possibilità di partecipare alla formazione di questo consensus e quindi di, diciamo, promuovere le proprie posizioni di tutela di questa potestà morale e spirituale che contraddistingue la Santa Sede. E l'altro aspetto è probabilmente ci sono anche diciamo, scenari ulteriori che si aprono. Io mi è sembrato di poter prendere spunto da una posizione assunta dalla Corte Internazionale di Giustizia in un caso molto importante, in un parere, quello sulla legalità della costruzione del muro nei territori palestinesi, in cui la Corte ha ammesso la Palestina, che pur non era né membro dell'organizzazione in quel momento, né era. Abbiamo perso la professoressa. Io non la riesco a sentire. Professoressa, non la sentiamo più. Non capiamo perché, come mai. No, purtroppo non riusciamo a sentirla, professoressa. Mi dispiace, non so quale sia il motivo. Devo andare avanti, anche se finora ha espresso dei concetti molto interessanti. Credo che abbia toccato qualche tasto del suo computer. Professoressa, non la sentiamo, allora passo avanti. L'intervento della professoressa, per la verità, poi prosegue perché specifica che l'importanza dell'essere osservatore presso le Nazioni Unite si sostanzia soprattutto su temi della pace, dei diritti umani, dello sviluppo dei diritti umani e dello sviluppo anche socio-economico dei popoli. Mi sarebbe piaciuto con lei interloquire, magari lo facciamo dopo se si ripristina la linea, sul fatto che lo status di osservatore permanente non è una deminuzio per uno Stato particolare che ha un leader come il Papa, ovviamente, perché nell'Assemblea Generale parla il segretario di Stato Vaticano, che rappresenta il governo della Chiesa, però è anche vero che ci sono, quando il Papa interviene, poi presso le Nazioni Unite, di solito quando fa un viaggio a New York o negli Stati Uniti o nelle zone lì limitrofe, lì è un evento, c'è cioè l'assemblea che sostanzialmente è plenaria. Da questo punto di vista è un unicum. Professoressa, mi sente?
Sì, è successo qualcosa per cui è È andato successo via. qualcosa e purtroppo sono i misteri dolorosi dei computer. Vabbè. No, ho Guardi, detto, ho allora. integrato quanto diceva. Noi abbiamo sentito fino a quanto ha detto il fatto che poi nell'assemblea Sì. plenaria gli osservatori e la Palestina, per esempio, ha avuto un ruolo da questo punto di vista, paragonandolo Sì, guardi, un po'. sintetizzo ulteriormente, nel senso di dire che ci sono, allora, questo status non è da considerare uno status diminuito rispetto a quello di membro, anzi Certo. ovviamente implica una diminuzione perché la Santa Sede non può votare, ma questo è perfettamente coerente con che cosa la Santa Sede è e quale missione persegue. Dopodiché ci sono prospettive ulteriori di partecipazione rispetto a quelle attuali. Perché appunto c'è questo complesso di organi che funziona e sono aperti alla partecipazione della Santa Sede, naturalmente con modalità che ho descritto nell'articolo e su cui non mi soffermo ora. L'altro aspetto su cui mi sembrava importante dire qualcosa è che oltre a che vuol dire osservatore, cosa può fare, cosa non può fare l'osservatore, nell'articolo ho cercato di dire qualcosa su qual è il contributo specifico che la Santa Sede ha dato e qui mi Certo. ritrovo con molte delle cose che anche la collega Beretta ha scritto. In chiave strettamente internazionalistica, mi sembra molto importante sottolineare che nel partecipare ai lavori dell'organizzazione, in particolare dell'Assemblea Generale, la Santa Sede, è nella condizione di promuovere, di dialogare con il mondo, secondo il proprio punto di vista, quindi di portare il proprio punto di vista al dialogo collettivo. Ma l'altro aspetto molto importante, secondo me, è che la Santa Sede è nella condizione di ascoltare il mondo e questo, secondo me, è estremamente importante, anche perché nell'Assemblea Generale maturano gli orientamenti normativi che poi si traducono in norme internazionali. E quindi il fatto di portare un punto di vista e di ricevere punti di vista, secondo me, è una leva estremamente significativa di partecipazione per un ente che ha certamente tante cose da dire e da dare ai rapporti internazionali. E lo vediamo sui temi che sono quelli, diciamo, della pace, ma sono anche quelli del rispetto dei diritti umani, sono anche quelli del multilateralismo, estremamente importante. Ci sono dei riferimenti che ho portato nell'articolo, nei discorsi in particolare ultimi di Papa Francesco, che mostrano come ci sia una sensibilità estremamente significativa su non solo, diciamo, il buono del funzionamento dell'organizzazione, ma anche le asperità che in questo periodo in particolare sono asperità notevoli, no? E Beh, quindi, la diciamo. politica dell'attuale segretario delle Nazioni Unite, diciamo che è abbastanza criticata, non è proprio, non gode di ecumenico consenso. Però, Ma io professoressa. soprattutto mi riferisco alle critiche, diciamo, alle critiche, ai rilievi che Papa Francesco in alcuni discorsi ha fatto rispetto al Consiglio di sicurezza, che mi sembrano estremamente pertinenti vista l'epoca attuale, riferiti Ecco, alla sì, ma proprio, sì, necessità di proprio. resistere alle tentazioni egemoniche del Consiglio di sicurezza o Sì, nel Consiglio di il sicurezza. multilateralismo è nella logica della Santa Sede. Del resto, se non sposasse la tematica, direi, del multilateralismo, cancellerebbe un po' il fatto di aver scelto di essere osservatore permanente senza diritto di voto, perché se gli stati chiedessero al Papa, vuoi avere il diritto di voto? Il Papa, per conservare posizioni di essere un super partes, direbbe di no. E quindi è ovvio che, però, devo anche dire che osservatore permanente non è una diminuzione nel senso anche sostanziale e termine, perché quando interviene il segretario di Stato Vaticano non interviene un osservatore qualsiasi. E poi quando il Papa va alle Nazioni Unite è una delle poche occasioni in cui si registra il pieno dell'Assemblea. Quindi, però, professoressa, voglio dirle, le faccio questa domanda provocazione, so che potremmo fare una trasmissione a parte, ho l'impressione che l'atteggiamento verso le Nazioni Unite
degli ultimi tre papi, in modo particolare il Benedetto XVI di Papa Francesco, fossero critiche ma in maniera diversa. Cioè, mentre per Benedetto XVI le Nazioni Unite si facevano promotrici di un pensiero unico in cui il cattolicesimo, tema poi affrontato dal professor Pin e poi lo vedremo, e il cristianesimo più in generale il ruolo delle religioni non aveva nessun ruolo nello sviluppo nella modernità, nel progresso della modernità degli stati secolarizzati, per Francesco la questione diventa più diciamo così, di alleanze, l'attenzione a che non domini l'uno rispetto all'altro, ma sui temi eticamente sensibili, a parte la teoria del gender, giustamente, sui temi eticamente sensibili e non negoziabili, ecco, c'è una differenza di, mi pare, di posizioni. Anche perché noi abbiamo un libro come questo, Joseph Ratzinger, no? Sulla unità delle nazioni attraverso la tradizione della patristica e greca e latina, che invece come contributo a questo pontificato non è venuto, proprio perché c'è un aspetto direi più specularmente politico in questo pontificato rispetto alle Nazioni Unite che rispetto. L'ho fatta troppo lunga, scusi professoressa, perché le devo chiedere una risposta non più lunga della mia domanda. Scusi, prego. No, assolutamente, ma d'altra parte diciamo che a parte le differenze diciamo, nelle personalità c'è cioè una differenza di contesto nel quale i papi intervengono. Quindi Benedetto XVI aveva molto a cuore arginare il fenomeno che considerava perniciosissimo e che insomma, su quale potremmo fare ragionare molto a lungo del relativismo culturale. Quindi diciamo che l'enfasi di Benedetto se si può individuare una linea, perché insomma, Benedetto XVI, quello di Benedetto XVI, come del resto quello di tutti i papi, sono stati diciamo ricchissimi e insomma ci vorrebbe ben altro tempo per scandagliarli. Però mi pare che Benedetto XVI avesse in particolare a cuore quando parlava alle Nazioni Unite questo resistere alla tendenza di contrastare l'idea dell'universalità dei diritti umani e con tutte le conseguenze che questo implicava. E Papa Francesco si muove in uno scenario di guerra e quindi la sua e si muove in uno scenario ed è un papa che viene dall'Argentina e quindi è un papa che probabilmente sente forse di più diciamo il problema nord-sud del mondo, il problema della inequità della distribuzione delle risorse, il problema della necessità di operare affinché questo divario che invece che diminuire cresce trovi un qualche rimedio. E poi direi che è diventato prima, e poi appunto in un contesto di guerre terribili come quello che si sta vivendo, direi che insomma è chiaro che l'enfasi è molto più che Benedetto XVI, quella sulla pace. Ritroviamo forse Giovanni Paolo II aveva. Prego. Sì, appunto, ma lì interviene un altro aspetto, questo è importante da tenere presente, perché per esempio nel contributo di Stefano Ceccanti e di Francesco Clementi si mette in paragone come coniugare Monsignor Romero con Alcide De Gasperi, di cui ricorre oggi il 70° della scomparsa. Mi sembra un po' una peripezia, un salto un po' mortale, perché francamente papato di Giovanni Paolo II l'avrei messo più De Gasperi con Václav Havel, o nel papato di Benedetto XVI, certo non un riferimento a Oscar Romero, ma qualche altro, Adenauer per esempio. Tenendo presente che la posizione di Giovanni Paolo II rispetto all'ecclesiologia latinoamericana in quegli anni non era così tenera. Che, insomma, caduto il marxismo-comunismo, lui fece un viaggio in America Latina, in Nicaragua, e sappiamo bene come fu accolto, nelle maniere con cui fu accolto, per cui la posizione di Giovanni Paolo II non poteva essere certo la posizione di Benedetto
del Papa latinoamericano, Papa Francesco. Ecco, forse mi sarei aspettato un parallelo da questo punto di vista da due attenti, acuti costituzionalisti come Stefano Ceccanti e Francesco Clementi. Però arriviamo alle organizzazioni non governative cattoliche e il loro legame con la Santa Sede. Lo dico a Costantino Fabris perché anche qui si è incuneato in un tema molto insidioso. Dietro l'angolo l'insidia c'è. Poi vediamo un po' come lei mi sintetizza questo suo contributo, molto ricco, devo dire, molto dettagliato. E partiamo anche qui da un po' di storia per arrivare alle organizzazioni oggi non governative cattoliche in rapporto a quella che è anche l'idea di associazioni cattoliche nell'ambito del diritto canonico. Sì, io qui mi scuso e non entrerò in questioni tecniche che evidentemente sono state affrontate nel contributo e questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta. Voglio però fare alcune precisazioni proprio di carattere storico su un qualcosa che è stato detto all'inizio, cioè sì, è vero, la Santa Sede non si è mai direttamente occupata in prima persona di questioni di carattere internazionale, questo è vero relativamente. Perché in realtà la Santa Sede è stata chiamata per ben due volte nel corso di tempi recenti, se così possiamo dire, a dirimere due questioni, due dispute, che hanno avuto una risoluzione di carattere arbitrale da parte della Santa Sede. La prima nel 1885, la disputa tra Germania e Spagna sulla proprietà delle isole Caroline nell'Oceano Pacifico, risolta in favore della Spagna, dove Leone XIII è stato direttamente interessato dalle due nazioni belligeranti e da un lato c'era certamente una Spagna cattolica, ma dall'altra c'era una Germania di Bismarck, diciamo che forse così cattolica non era, anche dal punto di vista ideologico possiamo dire, e poi in tempi più recenti la disputa sulle isole del canale di Beagle, 100 anni dopo, 83-84, tra Cile e Argentina. Anche in quel caso una richiesta di intervento di carattere arbitrale da parte delle nazioni belligeranti, nel mezzo c'è un tentativo di inserire da parte incredibilmente della Russia zarista, di inserire la Santa Sede all'interno della conferenza dell'Aia nel 1899, conferenza che porta poi alla nascita della Corte Internazionale di Arbitrato, lì per questioni politiche, fortemente osteggiata dal Regno d'Italia, Professor, evidentemente. dottor Fabris, sì, ha citato due esempi, però parliamoci chiaro, marginali. Certamente, certamente, perché in realtà, e qui entro diciamo nelle questioni che riguardano più da vicino il mio contributo, la Santa Sede si è molto appoggiata a quello che è stato e che è il ruolo dei suoi fedeli, cioè dei laici in particolare, e quindi delle organizzazioni cattoliche, che svolgono anche, hanno svolto un ruolo di presenza internazionale della Santa Sede in questioni evidentemente ancora più marginali, certamente, ma non secondarie. Il comprendere come il ruolo dei laici all'interno della Chiesa Cattolica muta nel corso del tempo è una questione molto complessa. Possiamo dire che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento c'è una riflessione teologica nuova che porta ad autocomprendere la Chiesa come mistero di comunione, e in questa, diciamo, autocomprensione di Chiesa come mistero di comunione si sviluppa, diciamo, un filone che inizialmente è secondario, ma che poi assume un ruolo piuttosto determinante e che forse ancora oggi si sta sviluppando, e che è quello proprio del ruolo del laicato nella Chiesa. Perché laddove si dice che la Chiesa non è più un'organizzazione gerarchica, semplifico, ma è il nuovo popolo di Dio, inizialmente come corpo mistico, ma poi come qualcosa di ancora diverso, il ruolo dei laici, che sono la maggioranza dei fedeli, assume, diciamo, una connotazione diversa. Questo ruolo inizia a essere approfondito anche alla luce del fatto che i laici si muovono nel momento in cui non esiste più uno stato pontificio e quindi la Santa Sede non ha più un'organizzazione, diciamo, statuale o parastatuale, si muovono per
diciamo, creare delle associazioni che possano in qualche modo rispondere a quelle che sono le esigenze proprie del cristiano, soprattutto e inizialmente in ambito caritativo. Cioè si nascono le prime Caritas nazionali, che poi assumono anche una connotazione giuridica, diciamo, più internazionalistica nel corso del tempo. Queste organizzazioni nazionali vogliono portare il messaggio cristiano all'interno della società, che già inizia a essere, diciamo, una società in qualche modo secolarizzata. Oggi le organizzazioni non governative cattoliche sono in qualche modo discendenti di quelle prime organizzazioni, associazioni di, cattolici, e però assumono una conformazione giuridica del tutto analoga a quella delle organizzazioni non governative tout court, cioè che non hanno un'ispirazione cattolica. E qui sta il busillis, cioè cosa distingue le organizzazioni non governative dalle organizzazioni non governative cattoliche. C'è stata un'evoluzione nell'ambito canonistico, portata avanti dapprima da Benedetto XVI e poi oggi in modo più o meno sulla stessa linea, direi, anche da Papa Francesco, nel creare un collegamento sempre più stretto tra organizzazioni non governative cattoliche e Santa Sede. Se inizialmente l'iniziativa dei fedeli è libera, la Santa Sede la guarda con attenzione, aiuta e contribuisce allo sviluppo di queste associazioni, oggi si assiste piuttosto a un fenomeno inverso, c'è una tendenza da parte della Santa Sede a un maggiore controllo soprattutto sulla cattolicità di queste associazioni. Ci si era resi conto che vi era una deriva che portava queste associazioni ad essere del tutto simili, assimilate alle organizzazioni non governative, che nulla hanno a che vedere col cattolicesimo. La scelta operata dalla Santa Sede, ripeto, non entro in dettagli giuridici a beneficio degli ascoltatori, ma è stata quella di rafforzare il controllo gerarchico su queste associazioni e fare in modo che la nota della cattolicità venisse preservata sostanzialmente. Perché faccio l'esempio sempre delle associazioni caritative. Che cosa distingue in definitiva un'organizzazione non governativa che si occupa di fini filantropici da un'organizzazione non governativa cattolica con finalità caritative? Apparentemente non c'è nessuna differenza, cioè opera sul piano internazionale con le stesse caratteristiche, la stessa conformazione giuridica. Quello che però distingue l'organizzazione non governativa cattolica, appunto tengo l'esempio degli aspetti caritativi, è l'aspetto cristologico, cioè il cattolico, il cristiano non fa carità perché ama il prossimo, punto, ma perché ama il prossimo in quanto vede nel prossimo un alter Christus, perché come Cristo amò il povero, come Cristo amò la persona sfortunata, chiamiamola così. Allora io cattolico, io cristiano, porto la mia opera caritativa in questa dimensione cristologica, per cui c'è un qualche cosa in più rispetto a quello che invece apporta un'organizzazione non governativa che la nota della cattolicità non la possiede. Ecco, in questo senso c'erano delle derive, non entro anche qui e non farò nomi, ma c'erano delle derive, le organizzazioni non governative cattoliche molto spesso non si distinguevano dalle altre, accettavano diciamo finanziamenti, Supinamente. certo, finanziamenti anche da entità che avevano alla base principi etici e morali molto lontani da quelli cristiani. Perciò l'intervento della Santa Sede nel corso degli anni è stato quello di rafforzare, diciamo, questo certamente cozza contro l'idea di laici pienamente liberi all'interno della compagine ecclesiale. Certamente questo è vero, però questo va, diciamo, controbilanciato con un rispetto anche di quelle che sono le caratteristiche appunto della cattolicità. Viceversa, uno è libero evidentemente di. Diciamo che i due documenti fondamentali che hanno affrontato questo argomento sono la Pastor Bonus e la Praedicata Evangelium. Pastor Bonus di Giovanni Paolo II, la Praedicata Evangelium approvato da Papa Francesco. Non scendo neanche io nei dettagli canonistici di sostanzialmente riorganizzazione della Curia, che diciamo dall'uno all'altro documento segna anche una certa concezione ecclesiologica. Anche di comunio ierarchica dei due pontefici, però mi sembra di poter dire che
che in questo caso, pur registrandosi quello che alcuni canonisti criticano a Papa Francesco, cioè di un accentramento centralistico, un centralismo maggiore di poteri nella figura del Papa, mi pare che questo però sia sacrosanto, perché effettivamente far identificare le organizzazioni cattoliche con governative, con le organizzazioni governative di Bill Gates o di Soros, che di cristologico nulla hanno, effettivamente, insomma, era una confusione, diciamo così, di un ecumenismo all'acqua di rosa che non faceva bene, soprattutto agli organismi non governativi cattolici. Però ecco, il tema è ancora in via di sviluppo, professore, perché bisogna capire anche la Praedicata Evangelium, siamo ancora in una fase di rodaggio, non si capisce ancora bene anche la struttura, la nuova struttura, ancora chiaramente i canonisti sollevano dubbi, perplessità, consensi anche, ma siamo in itinere. Però stiamo parlando di organizzazione dello Stato, anche della Chiesa, della Santa Sede, e il principio, per ora, diciamo, un filo Ruggera, con un principio, se vogliamo dire meglio, il contributo che il Papa, Santa Sede, la Chiesa hanno dato agli Stati sul tema e agli organismi internazionali sul tema della pace e dello sviluppo. Trova poi un punto dirimente nella capacità di chiarire un termine, cioè rispetto al costituzionalismo contemporaneo, che si sostanzia nello Stato di diritto, qual è il contributo che la Chiesa Cattolica ha dato? E l'intervento del professor Pin mi pare che sia un intervento anche molto molto chiaro, il contributo della Chiesa Cattolica allo sviluppo degli ordinamenti nazionali. Non molti, o per meglio dire, non pochi sono quelli che mettono un punto di domanda, sono molto critici, scettici sul fatto che il costituzionalismo moderno, nato dalla Seconda Guerra Mondiale in modo particolare, abbia avuto un influsso da parte della dottrina sociale della Chiesa in particolare. Professor Pin. Sì, grazie. Ovviamente mi chiedo una cosa abbastanza impossibile, cioè sintetizzare il percorso della modernità giuridica rispetto alla storia della Chiesa. Diciamo che il quadro del dibattito nel quale mi sono mosso presentava un paradosso in cui gli estremi si avvicinano. Da un lato ci sono coloro i quali ritengono che un costituzionalismo maturo, come diceva un po' lei all'inizio, no? Spinga verso la società civile, verso il privato, il pensiero religioso, il contributo religioso, cioè fa parte della società civile, ma non è un elemento costitutivo dell'elemento statuale. Dall'altro lato c'è chi, per proteggere la componente statuale, per proteggere la secolarizzazione, il processo di secolarizzazione. Dall'altro lato c'è chi sostiene che la modernità. Per proteggere, scusi, il secolarismo, che è una degenerazione della secolarizzazione, perché Dio che si è fatto carne è già un processo di secolarizzazione. Questa è buona e sono stato volutamente ambiguo, nel senso che la modalità con la quale si esprime la secolarizzazione, le modalità sono molteplici, per cui non c'è una convergenza di vedute su quale sia la differenza tra secolarizzazione e secolarismo, dove inizi uno, finisce Pensi che l'altro. Charles Taylor ci ha scritto un volume di 1.000 pagine dove ha elencato decine e decine di concetti sulla secolarizzazione. Certo, la cosa interessante è che appunto Charles Taylor è uno di quelli, diciamo, pessimisti, no? È un pensiero che si ripiega su se stesso e che in fin dei conti vede una transizione progressiva da una dipendenza dell'elemento secolare da quello religioso fino alla frattura tra i due. E su questo c'è una convergenza interessante tra, se vuole, super laici e super cattolici, cioè l'area intellettuale che ritiene che la convergenza non sia possibile, ma anzi ci sia una repulsione
inevitabile tra le due aree, è un pensiero che accomuna sia una parte del pensiero cattolico sia una parte del pensiero laico. In un certo senso io, come credo emerga dal pezzo, non mi ascrivo né all'una né all'altra sfera, nel senso che storicamente, secondo me, va dato atto al fatto che molte nozioni del costituzionalismo contemporaneo sono nozioni religiose secolarizzate. Questo ha dei pro e dei contro, lo ha detto qualcuno con un pedigree più che sospettabile, come Carl Schmitt, in un certo senso, non è che uno cerchi questo pedigree se vuole patrocinare le ragioni della cultura religiosa. Ma dal punto di vista storico è vero, e tuttavia questa non è semplicemente una questione genetica, cioè da dove nasce il costituzionalismo. Io direi che buona parte del dibattito che quantomeno si sviluppa in lingua italiana è figlio anche dell'argomento con cui abbiamo iniziato, cioè il 1870, la frattura tra Chiesa e Stato, la difficile ricomposizione. In molti altri paesi occidentali l'elemento religioso è stato un potente combustibile per la formazione dell'Unità Nazionale e anche della sua struttura. Noi in Italia abbiamo un po' vissuto l'opposto, ma se andiamo a chiederlo ai greci, alla Jugoslavia, quello che rimane della Jugoslavia più recentemente, o all'Irlanda o ad altri paesi, la Scandinavia ad esempio, lì il connubio tra elemento religioso e elemento secolare si è tenuto molto di più ed ha ancora una continuità attualmente. Beh, però farete distinguo, perché il mondo ortodosso certamente gioca il tema dell'autocefalia con tema anche di un forte nazionalismo, per esempio, o la Russia, tema della presenza ortodossa imperiale come antisecolarismo, però per esempio la Francia molto più problematica rispetto all'Italia. Il cardinale Lustiger ricordava che nelle identità della nazione francese il cattolicesimo era estraneo. E quindi non a caso la Costituzione 1905, unico caso nell'Europa continentale, costituzionalizza il principio di laicità. Sì, no, allora guardi, questo è un dato della modernità costituzionale, questo è un dato con il quale ci confrontiamo continuamente. Non è l'unico dato, nel senso che non c'è una narrativa soltanto alla quale possiamo ascrivere lo sviluppo del costituzionalismo. C'è un filone che si sviluppa in contraddizione col pensiero religioso dominante, che in queste aree è quello cattolico, come in altre è diverso. C'è un altro filone che si sviluppa in continuità con il pensiero cattolico. Io ho dato atto, ad esempio, della profonda convergenza, anche se ci sono stati momenti di tensione non secondari, quando l'Irlanda si è scritta la sua Costituzione, ad esempio. Ed era un'Irlanda che si scriveva la Costituzione in grande continuità con il Vaticano. Per cui, in un certo senso, la formazione degli stati contemporanei e la loro ossatura costituzionale è una formazione che non ha sempre la possibilità di essere ascritta alla dialettica della secolarizzazione, neanche del secolarismo, ma neanche della secolarizzazione. Cioè, in alcuni casi c'è una forte continuità. C'è non solo un prestito in termini di nozioni, ma c'è anche una forte continuità in termini di relazioni. Su questo possiamo riprendere tutto quello che è stato detto prima a proposito delle relazioni diplomatiche e così via. Cioè, c'è una continuità. Quello che noi possiamo ammettere in questo momento è che c'è una forte enfasi sui punti di rottura. Lei l'ha citato più di una volta: gli elementi non negoziabili, le questioni bioetiche, le questioni controverse e divisive, possiamo chiamarle in mille modalità. Ma senz'altro ci sono punti di forte convergenza che, ad esempio, in questo dibattito sono emersi. Lei pensi a tutto il dibattito sulla pace, o tutto il dibattito sul Global South, cioè la ripresa del sud globale, il richiamo ai diritti sociali che, come si metteva prima in luce, ha un'enfasi diversa anche sulla base della biografia di chi si veste di bianco di volta in volta, no? Cioè, un papa polacco ha una forte familiarità con un certo contesto, un papa argentino ce l'ha con un altro, ma contemporaneamente eravamo e siamo di fronte a delle urgenze sociali evidenti. Per cui direi che, ed è un po' quello che volevo mettere in luce nell'articolo, la relazione tra cattolicesimo e costituzionalismo non è una relazione genetica, è una relazione attuale.
Ed è una relazione che ha momenti di tensione come inevitabile, che sia, ma che ha anche momenti di forte continuità e convergenza. In un certo Ma senso, posso quando. dirle una cosa, professore? Cioè, lo dico a un giurista, perché poi è diverso il discorso dal sociologo, dai filosofi, però i giuristi, ecco, poi alla fine fanno un discorso istituzionale. Cioè, le costituzioni non possono essere secolari o non secolari. Le costituzioni possono essere laiche o confessionali. Cioè, le costituzioni regolano il funzionamento delle istituzioni. Allora, l'articolo 7 è un articolo di una Costituzione laica che separa la istituzione Stato dalla Chiesa o dalle Chiese. La secolarizzazione affronta la tematica, riaffiora dalla tematica, dalla problematica non della distinzione tra le istituzioni, tra lo Stato e la Chiesa, ma tra la filosofia e la teologia. Il processo di secolarizzazione è un processo quindi culturale che non può essere regolato da uno strumento eminentemente giuridico come la Costituzione. Allora il punto è: qual è la discussione su un contributo del cattolicesimo o del cristianesimo, delle fedi rispetto al costituzionalismo? Può essere soltanto in riferimento alla individuazione dei valori e al rispetto del gioco delle maggioranze e delle minoranze perché una comunità scelga un valore rispetto all'altro. Professor Pini. Guardi, sono parzialmente d'accordo con lei, le spiegherò perché sono in parte d'accordo e in parte no. Allora, sono senz'altro, credo che condividiamo questa opinione, cioè che molta parte del dibattito, anche intorno al cosiddetto articolo 7 della Costituzione italiana, che ogni 2 giorni viene ripreso in considerazione, è un dibattito che non ha più a che fare con come è stato scritto, perché il dibattito ha a che fare, appunto, il pedigree è quello. L'ha chiamato Stato laico, sarebbe una lunga storia da raccontare, ma non importa. Ma senz'altro l'enfasi sulla separazione tra Stato e Scusi, Chiesa. voglio ricordare, lo dico alla professoressa Beretta, un professore dell'Università Cattolica degli anni 30, Orio Giacchi, che ha scritto un libro sullo Stato laico ancora molto attuale, pubblicato nel 1940, un anno prima dell'opera sulla Costituzione formale e materiale di un costituzionalista cattolico che ha dato un grandissimo contributo alla Costituzione, Costantino Mortati. Tutto torna poi, eh? Scusi, professor Pini. No, Le niente. mie Sì, sono note a margine. no, stavo dicendo che il tema del rapporto tra Stato e Chiesa è diventato un tema del rapporto tra diritto e religione, cioè il rapporto tra filosofia e teologia, quello di cui lei parlava. Ed è sicuramente vero che una parte del problema è questo, ma una parte del costituzionalismo moderno non aveva semplicemente la funzione di distinguere tra filosofia e teologia, ha avuto la funzione, lei ha citato il caso francese, ha avuto la funzione di privatizzare la religione dopo secoli in cui la religione aveva un ruolo pubblico. Mi E di fa questo. qualche nome di autore? Posso intuire a chi si riferisce? Prego, non Mi ho fa capito. qualche nome di autore di costituzionalista francese che si è posto su questa linea che lei sta dicendo? Ah, parla. Allora. Stiamo parlando di tutto il dibattito che ha condotto alla legge del 1905 di cui lei parlava. E quindi diciamo tutto il dibattito del secondo 800 e primo 900. Il tema non è tanto di qual è il singolo autore, il tema è la temperie culturale nella quale si sviluppava quel dibattito. Quello Sì. che mi interessa mettere in luce è questo, che lei ha ragione, buona parte del dibattito ha a che fare con il rapporto tra diritto e religione e non tra Stato e Chiesa. Per alcuni assetti costituzionali, il dibattito però esiste sul rapporto tra Stato e Chiesa e ha avuto proprio la funzione di spingere nel privato la Chiesa. È il tema della società civile di cui parlava prima Costantino Fabris, cioè il tema di qual è lo statuto da attribuire alla società civile. E siccome nel costituzionalismo, soprattutto europeo,
La Costituzione non è una Costituzione che rappresenta solo l'ossatura dello Stato, ma anche l'ossatura della società civile. Lei pensi, ad esempio, che in Germania le religioni sono corporazioni di diritto pubblico. Sì, Per cui. però proprio in Germania un costituzionalista come Ernest Gegenforder rimbrotta i suoi colleghi e dice: voi pensate di costituire una costituzione sulla base di principi liberali, liberaldemocratici, laici, laicisti, come li volete chiamare voi, però se non c'è un fondamento che trascende non si va da nessuna parte. E qui lei ha citato Carl Schmitt. L'autore fondamentale di tutto questo è Carl Schmitt. A differenza della ubriacatura che si è avuta nel passato, sul piano politologico, riguardo all'universalismo cosmopolita di Kant, nei confronti invece del sovranismo, sovranità nazionale di Hobbes, ma dall'altro lato, sul piano giuridico, il mettere da parte la teologia politica di Carl Schmitt, anche con le categorie di amico e nemico, rispetto alla dottrina pura del diritto di Hans Kelsen. Carl Schmitt fa piazza pulita di costituzionalisti, sociologi della politica, politologi, eccetera, che del resto, col suo tema sulla teologia politica, il conflitto tra la Russia e l'Ucraina non si spiega se non tenendo presente, anche se non soprattutto, quello che dice nelle sue omelie il patriarca Kirill. Ed è tutto un rapporto di teologia politica, quindi di rapporto culturale, del cosa si intende per secolarizzazione, caro professor Pin. Carl Schmitt fa piazza pulita, secondo me, di una serie di discussioni, anche in ambito francese, di autori di grande livello, come Duguay, per esempio, lo stesso Maurice Duverger. Ed è questo il nocciolo anche rispetto, per la verità, al mondo islamico, dove il problema della laicità è ancora vivo. Scusi, ho qui un libro di Harold Berman, Diritto e Rivoluzione, un libro, esce nel 1968, pubblicato in Italia 10 anni prima. Harold Berman, storico del diritto americano, dice: amici miei, la laicità non è un'invenzione della rivoluzione russa e neanche di quella americana e nemmanco di quella francese, è la rivoluzione di un papa, Gregorio VII. Da allora il tema della laicità nell'Europa, almeno occidentale, è stato superato. Il grande dilemma nel costituzionalismo contemporaneo occidentale è il tema della secolarizzazione. Solo Jean Bouberot in Francia si occupa della laicità, però lei mi insegna che in Francia il termine laicità è in un certo senso un termine, ripeto, più istituzionale e costituzionale piuttosto che, tanto è vero che in Inghilterra il termine laicità non esiste, esiste secularism. Il Chissà termine, perché. Il sì, il termine. termine laicità non esiste, esiste secularism. Non esiste la laicità nei paesi, certo, di tradizione di common law. Però, professor Pin, vorrei che ciascuno di voi, se ha qualcosa da dire sull'argomento, se ha qualcosa da aggiungere, che non ho avuto il tempo di poter dare a voi il tempo di poterlo dire e che reputate indispensabile dirlo, vorrei che ciascuno di voi lo aggiungesse. A cominciare dalla professoressa Beretta, in un minuto uno, professoressa. Vedo che lo seguiva con attenzione, non si annoiava. Mi sono molto divertita, anche perché giustamente una persona un po' ignorantella di queste cose come me ha sempre molto da imparare ad ascoltare quando sente persone competenti. E voglio dire solo una cosa, nella mia prospettiva non è scandaloso che ci siano momenti in cui si sottolinea un punto piuttosto che un altro, o momenti in cui si fanno passaggi, parlo della posizione della Chiesa nel sistema delle relazioni internazionali. Mi sembra molto bello pensare a questa vicenda non come alla codificazione una volta per tutte di come deve essere, ma di pensare a questa vicenda come un processo umano con tutti i condizionamenti che sono anche le opportunità di agire che
la quotidianità che si dipana sotto i nostri occhi ci offre. Quindi Lei è una pensare. montiniana, lo so, Populorum Progressio, lei ha quello il documento. Esatto, Assolutamente, l'ho penso che il capito subito, la montiniana governo diretta, ed è del resto dall'università, da Milano non poteva che essere montiniana. Professoressa Lucato. io mi allineo un po' a quello che diceva la collega Beretta, nel senso che è molto importante tener conto che anche le modalità della partecipazione della Santa Sede all'Organizzazione delle Nazioni Unite e quindi alle relazioni internazionali giuridicamente intese e politicamente intese è un processo, una dinamica, quindi va vista anche nella ricerca costante di quali sono le modalità per contribuire. In qualità, come si è, ha detto fin dall'inizio Paolo VI nel suo discorso del 65, come esperto di umanità, penso che sia allo sviluppo di relazioni internazionali, diciamo, sempre migliori, sempre migliorate. Quindi io trovo che la Santa Sede abbia un ruolo e una responsabilità, anche perché è l'ente esponenziale di una collettività umana di particolari dimensioni, quindi ha una responsabilità di continuare a lavorare, a ricercare qual è il modo migliore di fare di lavorare sul piano delle relazioni internazionali come esperto di umanità per migliorare sempre di più, per tentare di migliorare sempre di più la condizione umana che non può prescindere da un sistema internazionale che funzioni oggi come La oggi. Chiesa esperta di umanità è un'altra frase di Montini, Paolo VI. E abbiamo la seconda montiniana, Fabris. Ecco, no, a me un dato che sembra rilevante è questo, cioè viviamo in un mondo in cui certamente la Chiesa istituzionale svolge un ruolo che è stato ben delineato anche da chi ha qui parlato e anche da alcuni dei contributi che sono presenti nel fascicolo che oggi presentiamo. Va tenuto però presente che il ruolo del privato, cioè del fedele, assume in questo mondo in cui viviamo una dimensione nuova. Cioè, in questo rapporto appunto diritto e religione, che va un po' in un certo senso, come è stato detto da Andrea Pin, a sostituire la relazione Stato-Chiesa, che era una relazione fortemente pubblicistica, il rapporto diventa privatistico in un certo senso, passatemi il termine, e il ruolo che il singolo assume, soprattutto in appunto organizzazioni che sono, diciamo, non espressione dell'istituzione in senso proprio, assumono una rilevanza sempre maggiore, anche in ruoli come la creazione di un mondo pacifico, di un mondo più giusto, di un mondo più caritatevole, passatemi il termine, il ruolo del privato assumerà, a mio avviso, una dimensione sempre maggiore e sempre di maggiore rilevanza. Questo ovviamente posso essere smentito dal futuro, ma mi sembra che la linea possa essere tracciata in questa direzione per quello che riguarda anche il tema oggetto del mio contributo. Allora, il professor Fabris, che parla di pubblico e privato, si iscrive alla scuola di Paolo Grossi e ha scritto, fra gli altri, i scritti canonistici. Il professor Grossi parla sia dell'influenza che il diritto canonico, soprattutto processuale penale, ha avuto sulle procedure penali degli stati laici. Parla anche del recupero delle realtà intermedie, l'ordine giuridico medievale, il ripristino quindi delle comunità, eccetera. Un libro molto discusso, non so se riesco a trovarlo qui, eccolo qui, l'ordine giuridico medievale. Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale, ci ha lasciato da un paio d'anni. Tutta la scuola fiorentina. Bernardo Sordi, Cappellini recuperano questa dimensione, non più il pubblico, il privato e la coincidenza dell'uno e dell'altro. Credo che i costituzionalisti su questo tema sono molto attenti, vero, professor P? Senz'altro, ovviamente abbiamo toccato la modernità, ma se andiamo più indietro vediamo che le radici e le connessioni sono più profonde e risalgono secoli addietro. Se avessi, come immagino di avere, solo una frase a disposizione, direi che l'istantanea che emerge è questo: senz'altro ci sono aspetti di interazione, molti aspetti di tensione. Abbiamo parlato di secolarizzazione, di questo va dato atto. Ci sono due modi di vederla: da un lato, questa tensione può essere considerata come una patologia, oppure come una salutare tensione. Fisiologia.
Esattamente. Una fisiologica tensione. Questa è un'alternativa radicale che abbiamo di fronte che emerge dal volume. Allora, io ringrazio le professoresse Beretta e Lugato e i professori Pin e Fabris. Avete visto come stavolta sono linguisticamente corretto, non faccio alla latina, metto tutto al maschile, ma divido il maschile dal femminile. E ringrazio anche per la chiarezza espositiva e per la capacità di sintesi. Abbiamo presentato questo fascicolo efemerico. Des iuris canonici, gli ascoltatori non si facciano suggestionare dal latinetto del titolo, perché questo fascicolo numero 1 del 2024 è molto interessante per chi voglia capire il ruolo del passato, presente e anche futuribile di uno dei soggetti protagonisti dello scenario internazionale, qual è la Santa Sede. E naturalmente la figura del Papa in primis. Grazie di nuovo a tutti, grazie a Carmine Corvino per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento, un saluto da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale. Grazie, buonasera.